amor al tuo santo altar, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Tu sei forza, sei vita immortal, perché triste cammino tra il mal. Al tuo santo altar, ma presso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo convocati in questo luogo santo per celebrare la nostra fede. Vogliamo rendere grazie a Dio per i doni che compie e ci dona ogni giorno nella nostra vita. Ma vogliamo presentarci dinanzi all'altare anche con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre fragilità, per poter partecipare più degnamente. Allora a questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempreverge Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo.
ripetiamo, tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia. Sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. A te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Maria e ai piedi della croce, a fare cosa? Che cosa poteva fare dinanzi a quello che si stava consumando sulla croce, dinanzi alla cattiveria, dinanzi alla paura dei discepoli, eccetto Giovanni che è lì con lei, che fuggono? Che cosa poteva fare ancora lì Maria ai piedi della croce? Stava lì ad attendere l'ultimo respiro del figlio. Stava lì a raccogliere il dolore, la sofferenza del figlio, sì. Ma stava lì perché stava compiendo anche ella fino alla fine quel mistero d'amore che iniziò con quel sì all'angelo. Gesù sulla croce compiva l'amore pieno, li amò sino alla fine. Stava lì sulla croce non lasciandosi provocare dagli insulti, dalle coloro che dicevano: se sei il figlio di Dio scendi dalla croce. Ma si lascia inchiodare sulla croce perché il suo era un amore vero per ciascuno di noi, un amore concreto, un amore che non pensa a se stesso ma che dona la vita sino alla fine.
E così Maria è la donna dell'amore sotto la croce, che non abbandona e non lascia solo il figlio, e non abbandona e non lascia solo nessuno di noi. E allora Maria sotto la croce non è lì una presenza semplicemente a guardare, ad attendere. Maria ai piedi della croce è colei che inizia un tempo nuovo, quella novità di cui ci ha parlato l'Apocalisse nella prima lettura. È la novità di un amore diverso, di un modo di vivere l'amore non come lo stavano vivendo i discepoli, ma un amore fedele, un amore che condivide, un amore che trasforma, un amore che si lascia contagiare. Maria ai piedi della croce accoglie Giovanni, accoglie questo desiderio del figlio e accoglie ciascuno di noi. Quest'oggi la Vergine Maria ci dice che la sofferenza, la croce, non deve portarci alla disperazione, ma deve trasformare il nostro amore in un'occasione di un cammino nuovo. Maria ci dice che siamo nel suo cuore, siamo con lei, non ci abbandona, l'amore non volta mai le spalle, l'amore non lascia mai nel momento del bisogno, anzi si rafforza. E allora, come tra Giovanni e Maria, ai piedi della croce inizia questo vincolo di accoglienza, di amore nuovo, di comunione, così anche per noi. Quest'oggi Gesù, indicandoci questa Vergine qui dinanzi a noi, ci dice: ecco la tua madre. Ci dice: non pensare mai più di essere solo. Non pensare che il tuo dolore non è un dolore condiviso. C'è una presenza che ti accoglie. C'è una presenza che ti sostiene. C'è una presenza che non ti volta le spalle, non ti lascia davvero solo. Ma c'è anche quest'altra presentazione. Ecco tuo figlio. Quest'oggi il Signore Gesù dice alla Vergine Maria: ecco i tuoi figli che si sono fatti pellegrini in questo luogo santo. Eccoli con tutte le loro mancanze, con tutte le miserie, con tutte le loro fragilità, ma sono i tuoi figli. Sono dei figli che vogliono quest'oggi rinnovare un amore. Sono i tuoi figli che vogliono partire da questo luogo con una vita nuova, per vedere un cielo nuovo e una terra nuova, dove non ci sarà più né pianto, dove non ci sarà più lacrima, dove non ci sarà più lutto, lamento, affanno, dove non ci sarà più la morte. Questo luogo di grazia ci invita alla conversione, a quella preghiera che può trasformare e cambiare la nostra vita e il nostro cuore. Ecco la novità di un cammino che può nascere oggi se tu lo vuoi, se tu accogli questo invito a guardare Maria e a camminare con lei insieme al figlio Gesù. Ci sarà una vita nuova in Cristo, non più sotto le tenebre,
ma una vita nella luce dell'amore, nella luce della grazia. Il Signore può fare nuove tutte le cose. Il Signore può rinnovare la mia e la tua vita, se tu lo vorrai, se tu accogli questo dono di grazia, se tu ancora una volta ti riconosci figlio di Dio e nella Vergine Maria, la nostra mamma celeste. Ci accompagni, la Vergine, con i pastorelli, in questo nostro cammino di fede, facendosi sentire la sua materna protezione, e ci accompagni lungo le strade della vita. Amen. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espiazione del regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai, se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua cammina. Dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pre-
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo.
tuo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutti e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mm-hmm.
ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore, temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Dov'è carità? Resta sempre nella notte ed all'ombra della morte non risorge, ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio, nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre. Tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra. Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto guidi noi che veneriamo la Vergine Maria quale madre del tuo Figlio e della Chiesa alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre Giuseppe Sorrentino, che presiede questa Eucaristia, benedice ora, prima della benedizione finale su di noi, benedice gli oggetti religiosi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria, dei Santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo qui raccolti attorno alla Vergine di Fatima nel luogo dove è apparsa
innalziamo a lei una preghiera di consacrazione. La recitiamo noi sacerdoti anche a nome vostro. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore Gesù andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria ai tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. In mano rosario portava Maria, che avvita i fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guida, ci guida.